Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Consiglio regionale ha approvato la legge che cancella il termine di 3 mesi di morosità, previsto per la decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, per permettere di valutare le singole posizioni. Numerosi emendamenti sono stati presentati da Fratelli d'Italia contro l'estensione del nucleo familiare alle unioni civili omosessuali e ai conviventi di fatto. Nadia Conticelli, Partito Democratico. Le finalità sono sostanzialmente due: quella di dare dei protocolli che valgano su tutto il territorio regionale e quella di favorire i piani di rientro che consentano sia all'istituto sia agli inquilini di poter adempiere al proprio pregresso, evitando dove possibile la decadenza. Maurizio Marrone, Fratelli d'Italia. Questo disegno di legge doveva occuparsi di evitare la decadenza delle famiglie che sono assegnatarie di case popolari e sono morose. Invece il centrosinistra e Grillini l'hanno utilizzato come cavallo di Troia per inserire le unioni omosessuali accanto alle famiglie nella legge regionale sulla casa come future assegnatarie degli alloggi popolari. Davide Bono, Movimento 5 Stelle. Oggi un intervento positivo, quello che si rivedono le morosità colpevoli, cioè si rateizzano i debiti delle famiglie che non riescono a pagare, ma è necessario rivedere tutte le modalità di formare graduatorie, i punteggi e soprattutto costruire nuovi alloggi di edilizia sociale per dare una risposta a quello che è il diritto alla casa in un momento di grave crisi economica. L'assessore alla sanità Antonio Saitta ha poi svolto una comunicazione al Consiglio sulla situazione dei pronto soccorso piemontesi. L'assessora all'università Monica Cerutti sulla sentenza del Consiglio di Stato che ha annullato il bando sul residente EDISU, ente per il diritto allo studio universitario. Sono state ricevute in Consiglio regionale le organizzazioni sindacali della città metropolitana di Torino sul personale dei centri per l'impiego e una delegazione dei 42 lavoratori della Borgolon di Varallo Pombia che chiuderà lo stabilimento tessile piemontese. Sono stati premiati al Teatro Carignano di Torino gli studenti vincitori del concorso per le scuole La Salute per Tutti, organizzato dagli Stati Generali dello Sport, con la Consulta Giovani, l'Ufficio Scolastico Regionale e il patrocinio del CONI Piemonte. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. Il compito della politica è quello di comunicare con il più grande veicolo di crescita che è la scuola e per questo motivo abbiamo fatto questo bando e quindi questa premiazione per i ragazzi. L'obiettivo poi finale è che i ragazzi possano spiegare alle loro famiglie, ai loro genitori qual è l'importanza dell'attività fisica e dell'attenzione alimentare. Dobbiamo sostanzialmente contaminarci. 1000 nuovi baby pit stop, ambienti protetti in cui le mamme possano cambiare il proprio bambino e fare il pieno di sano latte materno. È l'obiettivo di UNICEF Italia, presentato a Palazzo Lascaris con la consulta femminile e la consulta elette del Consiglio regionale. Ed è tutto, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio, il Parlamento del Piemonte alla radio.